e signori, benvenuti in questo nuovo episodio sulle news e info di iTale. Oggi non sono da solo, ma sono in compagnia di Maruko. Salve a tutti! E prima che cominci il video, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale, lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate e passare dai link che troverete in descrizione, tra i quali trovate anche il canale e la playlist di Maruko. Detto questo, signori, di cosa vogliamo parlare oggi? Su Twitter è stato rilasciato un mini video di 15 secondi dove si parla della funzione del cinema. Beh, signori, questo video qui che adesso andremo anche a vedere insieme, se ci pensate, è il primo gameplay che stiamo vedendo del gioco, perché vediamo un personaggio che scende delle scale, iniziamo a intravedere poi quella che è la funzione del cinema, e secondo me è molto interessante perché abbiamo scoperto delle chicche tramite dei tweet che faranno sicuramente piacere ai content creator. Ma innanzitutto voglio sapere, Maruko, cosa ne pensa, prima di andarlo a vedere, di questo piccolo gameplay. Beh, intanto vediamo che, appunto, come sapevamo, su iTale c'è la possibilità di vedere i gameplay di Twitch e YouTube. Quindi possiamo vedere i contenuti dei creatori di contenuti direttamente su iTale. E questo video è un po' particolare perché, come giustamente dicevi te, abbiamo il primo scorcio sulla visuale in prima persona da parte del player. Dobbiamo un po' capire come la visuale, soprattutto il gameplay, tra virgolette, legato alla stanza, si differenzi oppure sia sempre uguale alla modalità avventura. Potremmo anche trovarci di fronte, infatti, ragazzi, a una stanza quasi scriptata dove giustamente il player va a guardare i video, ma di questo non siamo ancora sicuri. Però abbiamo già la prima visione sulla prima persona e devo dire che finalmente non vedere più un trailer, ma vedere un NPC o PG di iTale che si muove con la visuale in prima persona, beh, fa un certo effetto, perché è come se cominciamo a vedere il gioco che si sviluppa e arriva da noi, in un certo senso. Sì, perché piano piano adesso hanno iniziato appunto a far vedere quello che poi sarà il gioco, perché vediamo già i primi modelli, le prime sedie, riusciamo quasi a toccarle con mano, per quanto insomma il gameplay è fluido, diciamo, mettiamola così. Quindi faccio partire il video, lo guardiamo e poi lo commentiamo. Quindi ragazzi, cosa abbiamo visto in questi 15 secondi? Oltre al video a schermo, abbiamo notato alcuni dettagli. Beh, intanto abbiamo visto che il telecomando un po' si muove e quindi è il nostro player che in qualche modo manda avanti e indietro il video. Un'animazione carina dal mio punto di vista, perché appunto è come se stesse guardando in realtà più che il cinema, quasi una TV molto molto grande. E poi ho notato alcune cose, ovvero, mentre c'era il video, ho visto un player che andava a sedersi, quindi, se anche scriptato, non lo sappiamo ancora, questo effetto è molto molto carino e realistico, perché è come se il cinema si stesse riempiendo, quindi ancora tutti stanno andando a sedersi per guardare il nostro video. E questa cosa, questo effetto, personalmente mi è piaciuto. Sì, e qui passiamo poi alla chicca che abbiamo scoperto tramite i tweet, ed è questo tweet qui di Simon, nel quale ci viene detto che ogni giocatore sarà una visual. Che cosa significa? Ci saranno stanze del cinema da 50 persone, l'abbiamo anche visto nel trailer. Possiamo mandare un video, che sia di YouTube o di Twitch, e ogni personaggio che sarà lì nel cinema ci darà una visual. Ora, speculando un po', mi verrebbe da dire che sarà possibile, arrivato a questo punto, collegare il proprio account di iTale, per esempio, all'account di YouTube, in modo tale da, in un futuro, per esempio, dare la possibilità anche al player magari di commentare stando direttamente nel gioco, visto e considerato che comunque gli sviluppatori ci stanno dando tutto per non uscire più dal gioco, cioè per aprirlo la mattina e poi richiuderlo la sera. Credo che questa feature poi alla fine verrà anche implementata, credo. Tu che ne pensi? Io invece penso che, speculando un po', siamo davanti a delle persone tanto furbe. Ed è da un po' di tempo che lo diciamo, ragazzi. Mi immagino di dover buildare qualcosa su iTale, farci un video e non farlo vedere su YouTube, ma entrare su iTale in un server pubblico e dire: ragazzi, sapete che c'è? Io ho fatto una build, quindi perché non andiamo tutti insieme a vederla?
Beh, in quel caso lì si toglie effettivamente qualsiasi filtro, che sia la lingua o che sia altro, perché in un server pubblico, se io faccio una build, 50 giocatori, anche da altri paesi, stanno guardando la mia build. Quindi in qualche modo è uno escamotage, se vogliamo, anche per crescere. Quindi si toglie anche il filtro della nazione, se vogliamo. Credo funzioni così, potremmo essere di fronte anche a quel tipo di dinamica. Quindi io buildo, poi vado sul server di Arcade Pubblico e dico: ragazzi, guardiamoci tutti insieme il video. E loro mi danno le visual. Sappiamo, ragazzi, questo ormai è una realtà. I videogiochi, le case videoludiche contano tantissimo sui social e su piattaforme come Twitch e YouTube. E sapevamo fin dal principio che avrebbero strizzato l'occhiolino a YouTube e Twitch, proprio perché troveranno terreno fertile su cui crescere e anche finanziarsi, se vogliamo dirla tutta. E quindi, beh, credo che non ci sia nulla di male in questo. No, assolutamente no. E a questo punto la palla rimbalza a voi. Fateci sapere con un commento, secondo voi, come verranno implementate queste stanze, perché è ovvio, non sarà possibile fare uno svariato numero di stanze, ma allo stesso tempo probabilmente ci sarà un sistema di coda che ci darà la possibilità poi di far vedere il nostro video magari in un server. Quindi la palla rimbalza a voi, fateci sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, un mi piace o comunque quello che volete. Ci vediamo in un prossimo video delle news e delle info su Hytale. Ringrazio Maruco per aver partecipato. Ciao! Ciao a tutti!